Diversi campioni sportivi marchigiani già qualificati per le prossime Olimpiadi di Rio. Le nuove promesse del panorama, i ragazzi dei licei sportivi. La candidatura per le Olimpiadi di Roma 2024. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò. A tutti questi ingredienti aggiungete la meravigliosa cornice della rotonda Mare di Senigallia e la ricetta per una grande giornata di sport è fatta. L'organizzazione è stata curata dal CONI e la giornata di giovedì 19 maggio è servita per festeggiare lo sport, salutare i campioni prima della partenza per Rio, ma soprattutto per ribadire l'importanza dell'attività fisica per il nostro benessere. Sì, è indispensabile promuovere al meglio, raccontare esattamente che cos'è la candidatura olimpica, che non è della città di Roma ma di tutto il paese. Anche perché poi ci sono intere delegazioni che dovranno venire laddove ci fosse, diciamo, la notizia positiva di aggiudicazione della candidatura in Italia, per prepararsi, per allenarsi, per acclimatarsi, per il fuso orario. E credo che le Marche sono un territorio ideale per ospitare moltissimi sport, dove peraltro qui ci sono delle tradizioni fortissime, e poi perché era un modo di essere presente sul territorio. Io lo faccio sempre. Siamo stati ad Ancona, siamo stati a Iesi, oggi siamo qui a Senigallia, perché insomma poi lo sport si fa non certo dentro i palazzi, ed è importante anche ricordare chi ha fatto bene durante l'anno e chi già si è qualificato per Rio delle eccellenze dello sport marchigiano. Quindi premiazioni, un bel appuntamento, una festa. Una festa che si è conclusa con le foto di rito e con la consegna di alcuni attestati agli atleti marchigiani e ad un simbolo della tenacia e della forza di spirito come Giuseppe Ottaviani, campione del mondo di atletica master che ha appena compiuto 100 anni.